Oh, ciao a tutti, allora io sono Casanova Wong Kar-wai e al mio fianco c'è George Romer. George Romer, ciao George Romer. Ciao. E siamo qua per i 400 calci, la rivista di cinema da combattimento, miglior sito della galassia per quanto riguarda il cinema d'azione, di genere, horror, tutto quello che volete, ma soprattutto per Minerva Pictures, per commentare insieme a voi il film Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, 1972. Un filmone, un grandissimo filmone del cinema di genere italiano degli anni 70, che è considerato un po' uno dei capostipiti del poliziottesco, anche se in realtà ha un sacco di elementi che poi nel poliziottesco non sono rientrati. Assolutamente. Allora, in questo momento stiamo vedendo forse una delle sequenze più famose del film, che è proprio l'apertura. Ovviamente si vede e regna sovrana la città di Milano. Sì. Didascalicamente hanno pensato incredibilmente di girare Milano Calibro 9 a Milano. ed è peraltro un elemento importante all'inizio, oltre a essere girato magistralmente da Fernando Di Leo, ed è tutto muto con la musica che sentite di Bacalov suonata dagli Osanna. È tutto muto, cominciano a vedersi una serie di personaggi, soprattutto si vedrà a un certo punto anche Fernando Di Leo che esce da una cabina del telefono, cameo stile Hitchcock di Fernando Di Leo, assolutamente. Tra poco, adesso aspettiamo, lo vediamo perché è un momento molto alto. Eccolo qua. Giacchettina disinvoltissima appoggiata sulle spalle, sigaretta, assomiglia un po' a Truffaut, Fernando Di Leo, questa fissa, probabilmente sì, penso solo io però. E dicevo, è un elemento importante del film, l'inizio, perché il film è tratto ovviamente, come sapete, da Scerbanenko. Paco Bomba, che è appunto questo che state vedendo, è tratto da uno dei racconti che compone l'antologia Milano Calibro 9, che è Stazione Centrale, Ammazzare Subito. Questo appunto è quello che ha preso Fernando Di Leo in sceneggiatura dal libro di Scerbanenko. Scerbanenko è uno scrittore che ha amato molto Milano e che ha ambientato una serie di libri bellissimi, tutti più o meno sul genere poliziesco, noir, a Milano. E appunto questo viene dalla sua antologia. Stazione Centrale, Ammazzare Subito è il nome del racconto dove si vede, diciamo, l'incipit poi filmato da Di Leo. Tu prima, George, dicevi giustamente che il film fa parte, diciamo così, del filone del poliziottesco, però ha tantissimi elementi che sono poi invece propri del genere noir. Beh sì, è un noir, ma anche un polar, un po' alla francese, ecco. Sì, erano anni in cui cominciavano a fare questi film qui, però la formula non era ancora stata, come dire, cristallizzata come più avanti, ecco. Infatti qua, per dire, la polizia ha pochissimo spazio rispetto ai criminali, ecco, ad esempio. Sì, è proprio un film di mala, di piccola mala. Quello che insomma racconta poi Fernando Di Leo è la mala milanese. Sì, i protagonisti sono assolutamente loro, non manca la polizia, poi ne parleremo. Però diciamo che il milieu, per dirla la francese, è quello. Infatti questo è il primo capitolo di una trilogia ideale che lui ha fatto, che si chiama La Trilogia del Milieu, che continua con La Mala Ordina, che tra l'altro è un altro filmonissimo, interpretato sempre da questo signore qui che è Mario Adorf, che non sembra... Lo svizzero dal cuore calabro. Sì, era svizzero, tedesco, credevo svizzero, ok. Penso sì, svizzero, sì, svizzero sì. Dal cuore calabro, una delle persone più nervose al mondo in sì, questo film. Sì, assolutamente, assolutamente. No, ecco, mi premeva dire su questo inizio che già è sì, come dicevi tu, è una sequenza magistrale. E il bello di questo è che rispetto a tanti altri poliziotteschi che poi hanno fatto, dove giravano tutto rapidissimamente con un buon alla prima, qua vedi che insomma c'è un lavoro dietro molto più serio, ecco, di messa in scena. Sicuramente, sicuramente. Devo dire, insomma, io ho scoperto i polizieschi italiani, chiamiamoli insomma poliziotteschi, dato una violenza, queste scene terribili, ma il film è molto violento. Ho scoperto, come tanti, diciamo nell'ultimo periodo c'è stato una
come dire, una riscoperta, no, del genere italiano, sì. Grazie Notturno, grazie al Festival di Venezia, alla Fondazione Prada che aveva poi restaurato alcuni film, sono stati presentati a Venezia con anche il beneplacito di Quentin Tarantino, ovviamente, e Milano Calibro 9 è proprio, secondo me, uno di quelli che ingiustamente era stato poi inserito nel calderone del poliziottesco, che sì. Termine, peraltro, che insomma sembra anche quasi dispregiativo. Ma è dispregiativo, se vuoi, però alla fine noi diciamo anche spaghetti western, che comunque era un termine dispregiativo, no? Per cui sì, sono un po' quei termini che sono entrati nel lessico anche per definire il poliziesco all'italiana. È un po' lungo dire ogni volta è un poliziesco all'italiana, è meglio dire un poliziottesco. Sì, cioè è finito ingiustamente perché effettivamente, come si diceva, ha degli elementi molto diversi, ecco. Certo, poi comunque ne hanno fatti tanti altri di film sui banditi, perché mi viene in mente Milano Odia, certo. Thomas Millian, comunque, cioè, c'era comunque un filone dedicato ai banditi e ai criminali, ecco. Sì, insomma, certo, ovviamente poi lì c'è anche una ottima R. Silva. Poi tra l'altro, nella parte del poliziotto. Ho sbagliato, ovviamente, perché mi ricordavo l'esplosione finale, ma il pacco bomba non era questo. Esatto, come dicevo all'inizio, esatto, però si vedrà. Subito per far capire comunque che le sbagliamo tutte. Allora, titoli di testa dopo questa introduzione straordinaria, font clamoroso, tipico di quel periodo, bellissimo, certo. E vediamo il cast. Qua Barbarouche, già comparso il nome, io mi sono già un po' emozionato. Io una volta a Roma sono stato a una conferenza dove c'erano un po' di ospiti e a un certo punto fanno: abbiamo con noi in sala Barbara Boucher, e questa si alza in piedi nelle file dietro di me, io sono impazzito, era una cosa incredibile. Beh, c'era lei, c'era, immagino, Franco Nero, vabbè. Immagino. Questi sono i Davidi di Milano, e devo dire che insomma gran parte del cinema di quel periodo veniva poi ambientato nei Davidi di Milano, forse la parte più caratteristica della città all'epoca, cosa che adesso è cambiata. Io sono di Milano e quindi, come dire, ho un occhio di riguardo nei confronti dei film che vengono girati qua in città. Adesso solitamente si fa vedere tutta la parte nuova, quella di Porta Nuova, e non si vedono più i Navigli. I Navigli negli anni 70 erano veramente il centro nevralgico di tutto quello che vedeva, soprattutto anche, va detto, per quanto riguarda la malavita. Quindi giustamente Fernando Di Leo li ambienta in parte lì il film. Ottimo peraltro, insomma, le viste che si vedono di Milano. Qua vediamo Bakalov, il nome di Bakalov, che, come dicevamo, ha composto la colonna sonora poi suonata da Osanna. E ricordo di aver intervistato Fernando Di Leo, poi sfortunatamente scomparso, e che con, diciamo, il suo savoir-faire disse che era uno scandalo che Bakalov non vinse l'Oscar per questa colonna sonora, che fu poi riscoperto dopo, gli venne dato sicuramente, insomma, tutto il prestigio che il nome merita, però se l'ha prese moltissimo con gli americani, perché hanno scoperto tardivamente una colonna sonora come questa, che è uno dei punti di forza, peraltro. Tra l'altro, questo qua degli Osanna poi in sé è un discone di progressive italiano davvero. Sì, bellissimo. Grandioso, insomma. Poi, a parte che nel film a un certo punto c'è anche un pezzo dei New Trolls del concerto grosso, tra l'altro, certo, che è sempre orchestrato da Bakalov, e che tra l'altro era la colonna sonora della Vittima Designata, no? Se non sbaglio. Penso di sì, io mi fido di te perché ne sai una più del demonio. Gastone Moschin, protagonista del film, il suo nome nel film è Ugo Piazza, lo vediamo che esce dal carcere. Peraltro, insomma, visto che dicevamo prima che Milano Calibro 9, certo, ormai è un classico straordinario, ecco qua, questo è un elemento molto importante, il ragazzo con la sciarpa. Sì. Gastone Moschin, dicevo, attore che io... sovrapponevo nella mia mente al personaggio che interpretava in Amici Miei, film che invece già all'epoca avevo consumato e sapevo a memoria, ritrovarlo, no, nella parte di Ugo Piazza in questo film durissimo fu all'epoca una sorpresa, cioè capire che Gastone Moschin, anche lui peraltro scomparso di recente, era capace di queste interpretazioni, e qua è incredibile, massiccio, tosto, bravissimo. Beh, tempo fa con Jackie Lang avevamo visto Killer vs Killers, sempre l'ultimo film di Fernando Di Leo, che tra l'altro non era neanche uscito in Italia, e c'era, no, scusami, mi sto confondendo, Gastone Moschin l'ho visto in Squadra Volante, in cui fa il marsigliese, che è il nemico di Thomas Millian, è un personaggio che è
è modellato chiarissimamente su Lupo Piazza. Certo. Poi tra l'altro Gastone Moschin era originario di un paesello che praticamente sta a meno di 10 minuti di macchina da dove sto parlando io in questo momento. Io ti accompagno in nessun posto, va bene? Allora, questo è il primo incontro invece tra Mario Adorf e Gastone Moschin. Mario Adorf, in questo film, è gigantesco, interpreta questo personaggio malavitoso, sopra le righe, come dicevamo, nervosissimo, violentissimo, che rischia un po' addirittura di mettere in ombra poi l'interpretazione di Moschin, che invece è tutta, come dire, un po' a sottrarre, no? Cioè lui ha pochissime, manifesta pochissime emozioni, mentre Mario Adorf scoppiettante. Esatto. E tra l'altro nell'auto abbiamo appena visto anche il signor Giuseppe Castellano, quello con gli occhialetti, sì, che era uno che appare in 7000 di questi film qui, tra western e poliziotteschi vari, e uno di quelle facce che tutti vedono sempre e nessuno sa come si chiama. Era pieno un grande caratterista del sì. Era pieno di questi personaggi comunque il cinema di genere italiano. Che tra l'altro sembrano delle facce prese dalla strada delle volte, no? Assolutamente. E qui ci sono sicuramente anche delle facce effettivamente prese dalla strada, perché poi penso che ci siano parecchi attori non professionisti fra quelli, fra gli scagnozzi dell'americano, che è il cattivo, interpretato da Nyan Stender, che vedremo fra un po'. L'americano che parla con l'accento siciliano, perché è italo-americano, ovviamente. Chiaramente. Mi sono reso conto che non abbiamo mai smesso di parlare e praticamente se qualcuno guarderà questo commento non sentirà assolutamente niente del film. Comunque è interessante anche notare che ovviamente questo film è doppiatissimo, come tutti i film che facevano in Italia all'epoca, per cui oltre alle performance degli attori dobbiamo anche aggiungere le performance dei doppiatori. Certo, ottime. E per chi appunto volesse capire di più della storia, Gastone Moschin, come dicevamo, Piazza è uscito di carriera ed è stato subito contattato dai cattivi, diciamo così, i cattivi, gli scagnozzi degli americani, perché loro pensano che lui abbia preso tutti i soldi dell'ultimo conto che aveva fatto prima di finire in carriera. Ovviamente nega, mentre i cattivi non gli lasciano tregua, vogliono subito di nuovo rincastrare e far rientrare nella malavita perché vogliono quei soldi. Sai, 10 anni sono tanti assai. Non è che se le sono mangiate i topolini? Le nascoste bene, Ugo! Che cosa vuoi, Rocco? Tra l'altro, guarda questi scenari. L'americano ti vuole. Perché? Rivuole i suoi 300.000 dollari. Ti hanno messo dentro il giorno stesso. Non puoi averli spesi. Rocco Musco con questo accento siciliano pronunciatissimo. Altra cosa curiosa, secondo me, è il fatto che, e questa cosa poi si vedrà tanto nei poliziotteschi più avanti, che il protagonista invece non è definito regionalmente, no? Cioè tutti i personaggi intorno a lui sono o meridionali o milanesi, fanno proprio l'accento pronunciato, no? Per rendere bene l'idea da dove provengono, e invece Ugo Piazza parla in questo italiano proprio perfetto da doppiaggio di un personaggio americano. Esatto. Che non ci verrà. La lingua italiana, appunto, è invitata dai doppiatori. Esatto. Ugo, non hai scampo, Ugo. Non hai scampo! Il giorno che non ci a prendere i soldi dove le lasciate, ci sarà uno di noi! Il giorno che spenderai 1000 lire in più, dovrai dirci da dove vengono! C'è il tellone di lasciare Milano, ti accoppiamo! Appena metti piede su un aereo! Cielo! Perquisito! Questo è rassicurantissimo cimitero d'auto, appunto, come dicevi tu prima, lo scenario sì, del film. Suppongo che non sia una cosa costruita apposta, insomma. No. Che l'americano ci faccia una lavata di testa. Ci vediamo più tardi, Ugolino. Stammi bene, eh?
Beh, è molto noir l'idea appunto del criminale che esce di galera e vorrebbe rifarsi una vita, invece in realtà, insomma, una volta intrapresa quella strada non si può tornare indietro, non ne puoi uscire. Ecco, questi sono probabilmente i due personaggi più insopportabili di tutto il film, i due, il commissario e il vicecommissario. Probabilmente se venissero tolte dal film queste scene qua, il film si capirebbe lo stesso, cioè non hanno veramente nessun peso e servono soltanto per portare avanti un discorso, un confronto fra i due uomini di legge, no? Questo qui che è Frank Wolf è il commissario violento fascista, l'altro invece Luigi Pistilli, questo qui è il commissario comunista, e sono praticamente dei poster boy delle loro rispettive posizioni, cioè una cosa che non è che abbia un grande peso nella trama, insomma, sembra solo a declamare dei discorsi. No, certo, è vero, beh, a parte mi piace moltissimo l'impressione poster boy, però, come dire, è anche interessante, ed è anche vero quello che dice, cioè che senza le parti, diciamo, della polizia e i programmi, il film funzionerebbe uguale allo stesso modo, se non addirittura meglio, però è interessante dal punto di vista, diciamo, di quello che si è detto, no, nel corso degli anni del cinema di genere italiano, soprattutto dei polizieschi, che erano comunque film di destra, che erano film che in qualche modo un po' come della notte, no, prendevano quella deriva destrorsa. Invece Fernando Di Leo riesce all'interno del film comunque a mettere dentro dei discorsi anche profondamente politici, chiaro che, insomma, in qualche modo un po' pesanti, quello con la mano pesante, ecco, sì, chiaro, pesantissima, è chiaro che lui, insomma, pende dalla parte dei Pistilli, diciamo, sì, ovvio, rispettore di sinistra, però è vero. No, è anche interessante perché comunque, sempre tornando al discorso che qua ci sono delle cose diverse rispetto ai poliziotteschi, poi alla fine, diciamo, uno dei conflitti principali della maggior parte dei poliziotteschi era quello fra il commissario di ferro, che era però che diventa protagonista, insomma, nei poliziotteschi canonici, no? Quindi il commissario violento e che vuole agire fuori dalle regole e dalla prassi, e dall'altra parte c'è il procuratore o il questore che invece cerca di tarpargli le ali. Quindi alla fine quella lì è la dinamica, no? Che poi ha preso piede. Invece qui è un'altra cosa. Sì. È più politica proprio, là è più sempliciotta, no? Un po' da film americano, da ispettore Callaghan, se vogliamo. Male delle carceri italiane, se si possa dire, perché così come sono messe adesso. Mentre Pistilli, che si voglia vendicare abbastanza figo, assomiglia qua un po' a James Caan, potere legislativo per le amnistie, invento delle somiglianze estetiche, giusto così, tanto per, però mi ricordo un po' James Caan. Sì, è vero. Perdona sempre. Ti dico che l'amnistia è uno stimolo. Quindi, tornando invece alla trama, abbiamo visto che Piazza è già stato braccato dalla malavita e i secondi che arrivano sono i poliziotti, la polizia, che anche loro sanno, no, di questa storia dei 300 milioni scomparsi il giorno proprio dell'incarcerazione di Ugo Piazza, e anche loro vogliono sapere che fine ha fatto, vogliono sapere se lui subito si rimetterà a fare fine, insomma, comincerà a frequentare la malavita milanese, e lui è braccato. È braccato, certo, da una parte e dall'altra. No, e che ne sa il magistrato di uno come lui? Che ne sa di Ugo Piazza? Il magistrato che gli dice? Che gli chiede? Io lo conosco fino in fondo, palmo a palmo. Da come ruba, che cosa fuma, so se è un dritto o se è un fesso, so dove vuole arrivare, come debbo torchiato. Tony De Pistilli interpreta il vice commissario che è appena arrivato, e quindi questo gli sta dando una lezione delle cose che lui sa, la conoscenza che ha accumulato nel corso di anni di indagini. Però comunque anche un'altra cosa interessante è il fatto che lui è assolutamente inefficace, poi esattamente come il vice commissario, cioè nessuno dei due alla fine riesce a raccapezzarsi più di tanto. Sono come due mondi che procedono un po' paralleli, insomma, quello del crimine, la polizia fa quello che può per capire cosa sta succedendo, ma in realtà è un mondo abbastanza segreto. Comunque è bello perché questa stanza qui del commissariato, praticamente il commissariato è questa stanza, e poi c'è l'ufficio del commissario, sono gli unici due set, diciamo, dove si svolge tutto, tanto per dire che, insomma, probabilmente non è che avessero tutti questi soldi. No, immagino di no. Li fanno sputare. Perché non ci mettiamo d'accordo noi due? Ma andiamo via tutte quante, anche Mercurio, voi. Mercurio, va di là, va. Che accordo? Hai capito benissimo. Io voglio l'americano, l'americano vuole te. Prima ti decide a chiedere il nostro aiuto, è meglio, La ringrazio, commissario. Ma io quei soldi non li ho presi.
Vattene, va, vattene, piezza fessa. Non mi chiamare quando sarà troppo tardi. Le regole le conosci. Ehi, stammi a sentire un poco. Piazza, secondo te chi è più furbo, tu, io o l'americano? Io non sono furbo. Lei non mi pare proprio. L'americano. Forse. Che uomo. Ed eccoci al secondo set della stazione di polizia. Lui ovviamente entra e ci sono due tizi che lo stanno aspettando da mezz'ora per fargli filmare quella carta lì. Tanto di valuta, infiniti passaggi, molti uomini. Sono anni che gli sto col fiato sulla nuca e non mi riesce ancora di azzannarlo. Guarda che classe quella lampada. Io sono appena arrivato qui, ma ho studiato molto bene la cosa. Secondo me lei fa un'indagine piuttosto unilaterale. Ed eccoci al confronto fra i due punti di vista. Questi qui, caro mio, sono organizzati come servizi segreti. I corrieri conoscono un numero di telefono e basta. E quando controlliamo, si tratta quasi sempre di un locale pubblico. Lei non ha capito, o forse non mi sono spiegato. Ad ogni cambio di quotazione in borsa, ad una congiuntura sfavorevole, partono centinaia e centinaia di milioni. Alla fine il movimento è di miliardi. Lo Stato spesso è in difficoltà per questo. Dove vuoi arrivare, Mercuri? Che non è l'americano che dà le carte. Nel giro ci sono banchieri, industriali che annegano nei miliardi, ricchi che se ne fregano se l'economia nazionale va. Ecco, qui c'è uno sforzo di parlare di una nuova, di un nuovo tipo di criminalità. E allora? Questa effettivamente non è una cosa banale. Anche se poi più avanti si vede come mette a confronto un pochino questo tipo di criminalità qui, che ha degli intrallazzi con la finanza, e la vecchia mafia che invece era quella onorevole, no? C'è un po' questa cosa che si vede al cinema e che forse è un tantinello pericolosa come messaggio, però. Certo. Nicola, aiuta il nonnino. Il portiere qua sembra il mio barbiere di quando ero bambino. E questo è un dato molto importante, hai fatto bene a dirlo, perché tutti quelli che ascoltano il nostro commento audio qua per Minerva piccolo, saranno sicuramente interessantissimi. E devo dire che arriva dopo appunto l'inizio noir, la scena politica, e qua in questa scena c'è un'altra violenza terribile, anche un po' di vena comica, che è abbastanza bizzarra per quanto riguarda la produzione di Leo. Però vedete che il duetto tra lo scagnozzo e il portiere dell'albergo, sì, in teoria no, è pensato per far ridere. Poi ha dovuto partire. Quella lì è la cicatrice finta più brutta che io abbia mai visto, peraltro. È abbastanza brutta, sì, è abbastanza brutta. Ora importiamo calcolatori elettronici. I calcolatori elettronici? Beh, ragazzi, nel 1972 eravamo alle porte del futuro. Da lui? Perché ci ha detto, ditegli che voglio vederlo. Non ha detto portatemelo qua. Chi volevi chiamare? La protezione animale. Ci sono qua io a proteggerti, Ugo. Pasquale, da un'occhiatina in giro, ma mi raccomando, con mano leggera. Pasquale, fai piano, che questa non è roba né mia né tua e neanche di Ugo Piazza. Piano, piano. Perciò va bene in questo albergo, Ugo. È pulito? Filosofo greco del IV secolo. Di quante lettere? 6. Di me ne è nato più facile. Sì. Figura trigonometrica. Taggia di tu non più facile. Beh dai, è buono che ci sia un po' di umorismo, no? Poi tanti film di questo filone qua si prendevano molto molto sul serio. Assolutamente. Anche troppo. Sì, sì, ma devo dire che era, insomma, ricordavo peggio, invece era terra piuttosto di... No, infatti questo siparetto qua non è male. Più che altro non si capisce per quale motivo il buon Pasquale qui stia spaccando i quadri per cercare non lo so cosa. Ma penso che sia solo per fare per dare noia. È immortale. Ecco qua il primo, diciamo, sponsor. Sì.
sapete che la marca che abbiamo visto, il Punta Mese, è una costante clamorosa insieme a un altro famoso whisky, no? Il film polizieschi. Che c'è? Italiano. C'è anche quello, non preoccupatevi. Beh, ovviamente. Di Tracia è Gigi Riva. Gigi Riva. Gladiatore di Tracia, 8 lettere, Gigi Riva. Ti sei fatto 3 anni di galera e sei al punto di prima. Capisci, Ugo? È tutto sbagliato. Perché ora devi restituirli. Allora, mi sono detto, appena Ugo capisce che è tutto sbagliato, le caccia i soldi, a meno che ha un piano. Ma se avessi un piano per fottere l'americano, saresti un dio! Buono, buono! Sai che dice sempre l'americano? Fai agli altri quello che loro vorrebbero fare a te, ma fallo prima! Questa è la saggezza dell'americano, eh? L'ufficio alle 9, ma tu puoi venire anche alle 10. È l'11° comandamento dell'americano, insomma. Eccolo lì, Jerry. Un'altra marca famosa. Eccolo. Ah, non si può dire? Dici che non si può dire, l'ho detto che c'è. Nonnino mio! Signor custode, c'è un pazzo alla camera 102, chiamala Neuro! Nonnino, nella stanza segno piazza fece centinaia di migliaia di lire di danni. Dovete avvisare il proprietario, la questura, dovete fare la denunzia, fammi pagare! Fallo cotti, era ingoglionito, fai mettere la denunzia, so! Vaffanculo! Qui, spaccini, e ricordate che quest'albergo è frequentato da zoccolone. Eh beh, mi pare importantissimo questa chiusura. Pare importantissimo, assolutamente. Detto poi appunto dall'uomo con la cicatrice più brutta della storia del cinema, non tanto rilevante. E torniamo ai Navigli, o no? No. Questa è la Darsena, sì sì, assolutamente. Adesso poi sono stata rifatta, ancora Navigli. Leggevo una recensione in cui si diceva, una recensione dell'epoca in cui si diceva che Milano era ripresa come Chicago. Beh, non è male. C'è sempre questa lieve nebbiolina, questo smog. Ma si sa che a Milano prima è quello. Queste invece sono le case di ringhiera, appunto, tipiche, ancora una volta il ragazzo con la sciarpa, case di ringhiera tipiche della Milano di Davigli. E qua appunto entriamo in quello che è il vero videocriminale della città, quello poi raccontato sia da Scerbarenko che da Di Leo in questo film. Che peraltro è un insieme di racconti poi, perché in realtà credo sì, questa sia una trama sì, poi di fatto originale pensata da Di Leo. Sì. Poi Di Leo ha scritto delle cose pazzesche nella sua carriera, cioè per dire, lui ha lavorato anche non accreditato a Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Volete? Questo non vorrei dire un'idiozia, ma è Ivo Garrani, giusto? Ma allora, quando tu sei... Sai che non ne ho più per idea, ma adesso, grazie al nostro amico internet, riusciremo a capirlo? Come state, Don Vincenzo? Sto cercando io, vediamo. Come sto? Entra, entra. Accomodati. Assettete? Sì. Assettete. Don Vincenzo, ottimo. Ivo Garrani. Ti preparo una tazza di caffè, eh? No, grazie. No, è già pronto. E questo appunto è la vecchia mafia, no? Quella onorevole. Non i vecchi criminali di una volta che non trafficavano la droga. Già. Che avevano un codice morale. Certo, criminali, ma con la schiena dritta. Esattamente. Beh, qua è proprio sponsor. Adesso a me nessuno va bene. E Manfredi più sfacciato. Sì. Per citare una famosa 10 bombo. Sì, questo appunto è la vecchia, diciamo, malavita, la vecchia malavita di Milano, adesso poi dimenticata e sostituita scusa, invece da quelli molto. Quelli nuovi, molto più violenti. E anche moralmente, come dire. Sì, sì. Beh, è curioso, schifosi. Insomma, che alla fine. Di Leo dica che il mondo dei grandi affari sia peggio della vecchia malavita più semplice, no? Questa nostalgia per un'epoca
per un'epoca in cui tutto era più semplice. Non sei cambiato. Qua abbiamo Philippe Leroy. Poco, anche tu. Beh, certo, non siamo più quelli di 10 anni fa. Che insomma, tanto per parlare di una fil rouge con il polar francese, ecco. Certo. L'hai saputo? Anche lui ha una faccia incredibile in questo film e soprattutto questo fisico nervosissimo, scattante. È grande personaggio che, molto io. Come potete vedere, appunto anche lui faceva parte, no, della malavita, invece adesso, 10 anni dopo, non se la passa benissimo, diciamo, non è uno di quelli che il crimine ha reso ricco, famoso, anzi. Beh, lui è proprio il rappresentante numero uno di quest'idea del codice d'onore, del codice di comportamento, no, della malavita, che poi verrà insomma più volte infranto nel corso del film. E insieme a Don Vincenzo sono anche, come dire, le parti un po' più tragiche e dolenti del film. È un uomo, no, molto potente e pericoloso. Comunque un film anche molto scuro, in alto, molto nero. E gente senza scrupoli in basso. Mai mettersi contro di lui. E poi è uno pulito, capisci? Non è mai stato dentro. Sai che cosa vuol dire? Vuol dire che ha manigliato con commissari, finanza e anche magistrati. Sono 20 anni che la fa da padrone. Ugo, è molto pericoloso. Sì, tutto questo lo so. Ma se tu fossi al mio fianco... Che cosa vuoi? Ma Philippe Leroy ha fatto Don Matteo. Attenzione. Oh, Gesù, non ne avevo idea. Un posto per nasconderti. Mi dispiace, Ugo, ma non mi voglio immischiare perché non è regolare. No, non ho paura di loro. Ma non mi voglio immischiare perché non sarebbe regolare. Nel decalogo del criminale con la morale intatta ci sono appunto delle regole che non si possono frangere, no? Ho bisogno di 100.000 lire per pagare i danni dell'albergo. Gli uomini dell'americano mi hanno fatto visita. I soldi te li do. In questa scena poi è proprio emblematica, come vedremo. Chiedemi sempre quello che vuoi, ma non mi chiedere di infrangere le regole. Non so se tu l'hai fatto, Ugo, ma se non sei stato alle regole, te la faranno pagare cara. Lo so che i soldi non saranno... Comunque Rocco è un grandissimo personaggio, eh. Lo sai com'è lui. Straordinario. Un melanese. Poi lui nella Mala Ordina, Mario Adorf, ha insomma tempo di brillare ancora di più perché è il protagonista assoluto, però qua, cazzo, è veramente... Sei ricco. No, è gigantesco e poi appunto, come dicevamo prima, è l'opposto, no, dell'interpretazione di Skill, tanto quello è calmo, glaciale, impassibile, quanto invece Mario Adorf è un vulcano. Quindi siamo insieme, i due sono veramente straordinari. Ci sono gli stessi effetti sonori delle pizze di Bud Spencer e Terence Hill. Mi dovete 100.000 lire. Quello che è giusto è giusto. Voi siete Rocco, vero? Se sapevi che sono Rocco, non dovevi fare quello che hai fatto. Se un amico mi chiede 100.000 lire, io gliele do. E voi non dovete entrare in casa mia come avete fatto. Io sono Kino. Va bene, Kino. Hai ragione. Amonini. Non vi ho detto di andare, come non vi ho detto di entrare. Tra l'altro per tutto il film io mi chiedo ogni volta se lui ha un eccesso di brillantina nei capelli o se non, o se non si lava. Questo dubbio. Ora stai esagerando, Kino. Lo direte fuori, so esagerato.
Ovviamente Kino non ride dal 1934, perché... All'americano non piacerà. Io me ne fotto dell'americano. Non che Ugo Piazza sia esattamente un simpaticone. No, certo, neanche lui proprio brilla per... Metteteli dove li avete presi. Adesso potete andare. Dunque, insomma, si sono fatti rispettare. Chiaramente l'errore, appunto, della nuova malavita è quella di essere andato a pestare i piedi a un vecchio leone, certo. Don Vincenzo, che poi ovviamente non può più fare niente, ma soprattutto a Chino. Ma soprattutto questa cosa di infrangere il codice, appunto, a cui lui tiene, no? Rubare i soldi, gettare i soldi che Chino aveva prestato a Ugo in amicizia, insomma, è considerato uno sfregio, no? Uno sfregio totale, certo. Questa è la Torre Velasca, dove appunto intuiamo che in cima c'è l'ufficio dell'americano, c'è il business. È sempre delicatamente questo personaggio. Dite al signor Rocco che salgo con Ugo Piazza. Va bene. È tutto un altro ambiente rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, di discariche. Sobrissimo, addirittura due telefoni, segno di potere incredibile. Mamma mia, la bruttezza di quest'uomo. Lionel Stander. Tra l'altro, lo stesso anno Lionel Stander e Gastone Moschina hanno fatto un film di Don Camillo, Don Camillo e i giovani d'oggi, interpretando rispettivamente Moschin Don Camillo e l'altro Peppone. Ti ho fatto venire qui perché voglio riassumere. Fun fact: Lionel Stander era entrato nella lista nera durante il maccartismo e se n'era andato dagli Stati Uniti perché è sospettato di comunismo, e poi ha interpretato Peppone, ovviamente. Certo, beh, non male. Come avete visto, sulla scrivania dell'americano, cattivissimo capo della malavita nuova milanese, c'è il crocifisso messo proprio in primo piano nell'inquadratura precedente. Ti tratteremo bene. E se mi vorrai vedere ancora, vieni coi 300.000 dollari in bocca e me le deve portare tutte da 10, così come te li sei. Come possiamo vedere, ci sono ben due piante di ficus che ovviamente sono segno di potere. Vabbè, certo, il benessere più totale quando hai il ficus nel tuo modestissimo ufficio, decorato come se fosse una discoteca della provincia di Brescia degli anni Ottanta. Quello che Rocco ti decide fare adesso. Sei potentissimo. Vattenne. E se ti capita di vedere Chino, digli che ritengo che abbia esagerato e voglio delle scuse. Lui tra l'altro viene soprannominato l'americano perché nel film è veramente americano, solo che parla con l'accento siciliano perché è italo-americano, no? Sì. Beh, ragazzi, questa è l'entrata in scena di Barbara Boucher nel Libor Don, nel film. Una delle scene più belle di tutto il cinema italiano. Esatto. Non solo perché comunque, insomma, lei nel 1972 era una sorta di divinità in quanto bellezza, ma perché c'è poi, insomma, questa musica pazzesca, punti di ripresa incredibili, quindi lei ha girato questa scena, insomma, è una scena veramente memorabile. Tra l'altro copiata, se non sbaglio, in Planet Terror? Sì, c'è su McGowan che fa... Sì. Ore di questo numero musicale, riprese ardite, direi. Comunque in questa colonna sonora ci sono più flauti che in un disco di Jethro Tull. Sì.
questa è una faccia incredibile. Questo tizio qui passa tutto il film strabuzzando gli occhi. Ma quando uno è bravo è un talento, giustamente Fernando Di Leo sapeva metterlo a frutto. Guarda, sono andato a cercarmi il nome perché volevo sapere chi era, si chiama Alberto Fogliani e lo rivedrete più avanti perché fa sempre quell'espressione lì. Cioè qua ci sta anche, no? Perché uno dice, vabbè, il campo contro campo, sta guardando Barbara Boucher che balla. Però in realtà è la sua unica espressione per tutto il film. Si diceva che era uscito ieri. Ha sempre chiesto se ero passato. Dammi da bere. Un whisky con acqua, senza ghiaccio. Tra poco smette. Beh, i ragazzi del bar ovviamente sanno, senza neanche bisogno di chiedere che cosa beve Ugo Piazza. Ecco a voi, signor Piazza. Hai visto come è cresciuto Luca? Interessantissimo, Luca. È previsto che ci sia qualche milanese in Milano Calibro 9? Effettivamente stavo pensando che, a parte Pistilli, sì, direi che per adesso nessuno ancora proferito verbo con accento meridino. Coreografia studiatissima, questo numero. Zoomone! Stato quieto. E qui abbiamo un altro po' di sponsor. Qua c'è proprio un'accelerata fortissima per i due sponsor. Ho pensato che avevi preso il primo aereo per Beirut. Come stai, Nelly? Oh, Beirut deve essere stato un posto pazzesco comunque nel 72, perché lei ha questa ossessione per Beirut per tutto il film. L'americano sa che sei fuori. Sono tornato a lavorare per lui. Oh, questa poi. Beh, sono fatti tuoi. Questa è proprio, diciamo, forse la concessione più evidente al noir, inteso proprio come genere letterario e cinematografico classico, no? Cioè la femme fatale, che è l'unica che riesce in qualche modo a scalfire la scorza del protagonista, che non manifesta nessun tipo di emozione mai, e invece poi con la donna del suo cuore. In qualche modo mostra il lato umano e anche qualche debolezza. Ho finito. Vieni via con me. Beh sì, probabilmente è il primo momento del film in cui non ha la faccia da poker lui. Perché fino adesso ha internalizzato tutto praticamente. E ricordiamo comunque che sono 10 anni che è stato in carcere. Basta che sappiano dove sono. Appena esci, sembra che non incontri Barbara Boucher nel 1972. Come si diceva in giro. Così mi controllo meglio. E finché è convinto che i soldi li ho io, non salva la vita. Beh, guarda quanti neon qui. Le luci della città. Invece di volare a Beirut. L'operosa Milano degli anni 70. Ma a goderti i soldi. A Beirut, ovviamente, no? Lei, per tutto il film dice, ma perché non sei andato a Beirut subito? Ma perché Beirut? Se non ricordo male, la casa di Barbara Boucher è una sorta di incubo lisergico. Sì. Tu non sali. Chiedo scusa? Tra me e lui non c'è niente. Gli ho detto che forse stasera stavamo insieme. Oh, erano ben 5 minuti che non si picchiava nessuno. Questa scena qui era un po' necessaria, ecco. Abbiamo dovuto riportare l'equilibrio all'interno del film. Come vedete, Ugo, insomma, certo,
di fronte agli americani, di fronte agli altri, non aveva mai ancora alzato la voce, ma quando vuole sa menare. Eccolo qua. Ah, sì. Beh, vabbè. Ti vuoi medicare? No. Sei sicuro? Vuoi andare a Beirut? Vengo subito. Qua partono i New Trolls. Magicamente, peraltro, perché ha acceso quella cosa lì, che non si, quella diavoleria che non si capisce se sia una radio o che altro. Non c'è nessun disco sopra. È partita la canzone, sì, all'inizio, no, proprio così. Sì, sì, beh, tutto su bianco e nero, e adesso tra l'altro lei uscirà perfettamente in tinta con la... Beh, è un'idea, se vuoi, George, il letto rotondo di peluche. Mi sembra molto meglio di quando stavamo insieme. Beh, so. Sì, è vero. Beh, il fatto che comunque lui sia a colori in questa scena forse ci dice qualcosa, no? Del fatto della differenza che c'è tra, del rapporto che c'è tra loro due. Non ricordavo questo vestito assolutamente pazzeschissimo di Barbara Boucher, come dicevi tu, in bianco e nero, in tinta, con l'arredamento della casa, dell'appartamento. Mi fa abbastanza ridere, nel senso che sembra proprio le scene vado a mettermi qualcosa di comodo. Esatto, esatto. Una creazione di qualche stilista famosissimo, nel senso, la bellezza comunque del volto di Barbara Boucher. Non penso nemmeno il pensiero di te. Non occorrono spiegazioni, non te ne chiedo. Comunque sembra incredibile che Gastone Moschin sia famoso soprattutto per i ruoli da commedia, perché in effetti c'ha proprio la faccia per questa roba qui, Sì. Il duro, però bastonato della vita, che ne ha visti di tutti i colori, no? Sì. Ne ha prese, ne ha fatte, ne ha date, ne ha ricevute, e adesso è un uomo appunto con una scorza difficile da intaccare. Mi raccomando, accertiamoci. Eccolo di qua. Riprendere in dettaglio. Così, una pinta di whisky incollata. Hai visto? No, Ugo. Ce ne sono stati molti. Ma uno fisso, no, non l'ho mai voluto. Non c'è nessuno a cui debba dire addio. Ma ora che sei qui, se vuoi puoi rimanerci. Non ho pensato ad altro in tutto questo tempo che al momento in cui ti avrei riavuto. È molto stiloso questo film, comunque. Cioè, queste scene qui, anche qui vanno abbastanza in controcorrente rispetto a tanta altra roba che veniva girata all'epoca, che invece era grezzissima, ma anche per necessità, perché ovviamente ne dovevano sfornare 20.000 al mese. A parte la scena di sesso sull'assolone di chitarra, peraltro. Beh, devo dire, questo è un po' il corrispettivo delle scene di sesso, no? Con il camino, la silhouette. Qua però ci sono degli oggetti di design che fortunatamente sono invecchiati, a differenza del film. Sì, devo dire, la finezza della solo di chitarra della scena di sesso è un colpo straordinario. E di quei lotta continua che ne facciamo? Fategli studiare la Costituzione. Ma questa qui è straordinaria. Non gli interessa, ma la sanno. Ogni volta che vado da là me la vomitano addosso. Ui, Ugo Piazza. E che facciamo? Ci vediamo ogni giorno. Ho ricevuto una denuncia per danni a un alberghetto. Dicono che hai sfasciato specchi, divani, eccetera. Che faccio? La faccio alla neuro. Io i danni li ho pagati.
Sì, lo so, ma questi non vogliono ridire. Comunque Ugo Piazza sta in un hotel, però ha un guardaroba notevole. Credo però che ormai... Sì, è vero. Già, i due giorni sono cambiate le cose. Comunque, a parte queste scene ovviamente che, come dicevi prima, vanno a... Vice commissario, spezzare anche un po' il ritmo del film. Eccolo qua. E quello che abbiamo visto, cioè del rincontro, no, tra Ugo e noi due siamo amici, potrebbe essere la sua salvezza, no? Un po' come il Carlito Sway, il film di De Palma, no? Dove l'amore, la donna per rappresentare la salvezza e quindi diciamo l'abbandono definitivo da parte del protagonista della commessa del criminale. Sì, è qualcosa che tenta molto Ugo Piazza, lui vorrebbe fare quello probabilmente. Non sono così importanti da sapere queste cose di cui lei parla. Però, non essere messo insomma, come al solito Piazza, la strada, la strada che si è intrapresa una volta poi non si può abbandonare così facilmente. Sì, non se ne esce, insomma. Poi a un certo punto qui il commissario dice criminali si nasce, no? Una volta. E come se la passa? Ed effettivamente, insomma, il film cerca un po' di mostrarti che una volta che hai scelto è impossibile cambiare. Ecco. Ma comunque è una cosa che si vede in tantissimi noir, questa qui. La solita solfa. È un destino che non si può, da cui non si può sfuggire. Vuole i 300.000. Esatto. E tu che prospettive hai? Destine. Senti, ti faccio una proposta. Vuoi che ti ridia io i soldi? Che soldi? I 300.000 dollari che gli hanno fregato. Per farne che? Ma come per farne che? Per restituirli all'americano. Lui ti va fuori e io gli metto le mani addosso. Mi segui, Piazza? L'americano vale molto più di 300.000 dollari per lo Stato. Mi segui? La seguo. Scherzi a parte, io potrei pagarti molto bene le informazioni, mi segui? La precedo. Non faccio l'informatore. Ecco, qui comunque il codice d'onore è ancora rispettato. Beh, certo. Lo cerco. Nei Knight! Uè, Ugo Piazza! Io so tutto di te! Ti sei messo a fare il pappone con quella troia che balla! Vattene, ricordati che ti sto cogliendo sul collo! Vattene, vattene a papponare, va! Se vogliamo, comunque il rapporto tra i due, tra il commissario e il vicecommissario, è lo stesso che c'è fra Ugo Piazza e Rocco. Ah, beh, certo, sì. Chi è? Ugo, con quel peccione accanto, dormendo stai, eh? Vieni al sodo. Ci vorrei io là al posto tuo, Ugo. Un piccione! Guarda Rocco che fa queste telefonate di lavoro. Ho la più esperienza. Dai, in queste situazioni improbabili. Sei troppo cretino per parlare di donne, Rocco. L'ha presa bene? E tu sei un figlio di puttana. Sì, tu sei un cretino e io un figlio di puttana. E allora? Uè, Ugo Piazza! Uè, Ugo Piazza! Alla fine le dimostro io chi è cretino e chi è figlio di puttana. È finito? Ti decidi a parlare? È per domani. Non sembra felicissima Barbara Boucher comunque che Ugo Piazza, obbligato, torni comunque a fare il criminale, certo, per l'americano. Comunque Ugo Piazza finalmente ha capito che deve mettersi in tinta con l'appartamento, non so se hai notato. Sì, esatto. È un po' preoccupata. Questo qui non sta benissimo. C'era il salone dell'automobile. Si premura di Leo di farcelo sapere. Queste qua sanno un po' da inquadrature rubate comunque all'interno della stazione. Quell'angolo lì con il distributore. Sì. Sì. Sono le 9 adesso. Ricevuto, confermo. Ti richiamo.
Qui il primo personaggio del nord Italia che si vede da mezz'ora è Veneto, ovviamente. Questo a questo punto, non vorrei risbagliarmi, d'accordo. Dovrebbe essere quello che dicevo all'inizio, cioè l'episodio del, sì. di Milano Calibro 9, intesa come antologia di Cervaneco, pintato appunto alla stazione centrale. Digli che il regalo è pronto e lo troverà al bar. L'unica cosa che non capisco di questa scena è come ha fatto quel pacco lì ad arrivare dall'ufficio dell'americano in stazione in tempi record. I potenti mezzi della malavita. Ricordavo del servizio dei bagni pubblici del rasoio elettrico. Si accende una sigaretta perché in fondo è un giorno come un altro questo per lui. Sì, avrà fumato 6 pacchetti da quando è iniziato il film. Ma erano veramente così le cabine telefoniche nel 72? Sai che non, io così non le ho mai viste. Amico. Sì, ed è anche ripartito. Bravo. Adesso guarda un po' dentro se c'è tutto. Questo manichino palese. C'era tutto. Insomma, il drogatello ha fatto una brutta fine. Qui non ho mica capito perché sono tutti quanti i poliziotti di Milano nella stanza. Bertolon, 22 anni, di Pieve Veneto. Ma è così, ad essere la riunione settimanale, ci troviamo tutti in ufficio da Frank Wolf e Pistilli e facciamo appunto il punto della situazione. Bertolon è incensurato. Sì, veramente. Cioè, ci sono anche i tizi in uniforme. Ma è stato fermato 3 volte per manifestazioni studentesche. Per ben 3 volte. E qua c'è proprio il pistolone politico. Questo era un anarcoco. L'hai guardata bene? Era un anarcoco. Ma questo lo conosciamo. Bravo, è quel delinquente di Pasquale Dall'Arico, tirapiedi dell'americano. Ve li immaginate i giornali di questa sera? Possiamo prelevare il Dall'Arico. Potremmo riempire San Vittore con questa merda. Lo sai di quanti corrieri di sono? Non fa altro che lamentarsi per tutto il film, Spesso non sanno manco che cosa portano, spesso lo sanno, fanno i furbi e schiattano, mentre altri li fanno fuori perché suppongono che li abbiamo individuati, come questo Bertolon.
Perché si chiamava Bertoloni il Veneto, comunque. Beh, certo, chiaramente. Ma fammi piacere, gli uomini che me li dà? Tu stai qua da poco tempo, ma il nostro organico lo conosci, no? Facciamoci dare quelli che cacciano chi non ha una casa, quelli che picchiano gli studenti, che disperdono gli operai. Per questa roba agenti ce ne sono. Mercuri, non fare il sovversivo. La cittadinanza non ne può più di scioperi, occupazioni abusive. Gli agenti occorrono lì. Ma di quale cittadinanza parla? Dei cosiddetti ben pensanti? Mercuri, tu leggi troppo i giornali di sinistra. E ho capito dove vuoi arrivare. Hai ricchi. Aia. Ci sono ricchi e ricchi. Ma di quali Mercuri, ricchi? Niente, niente, che anche tu sei un anarchico. Paghiamo meglio i terroni. Diamo loro le case più abitabili. Ma ne conosce qualcuno? I ricchi non danno fastidi. Eh no, commissario, li danno e come? Di che cosa ci stiamo occupando? Di ricchi che mandano soldi all'estero. Di fastidi ne danno e come? Insomma, Mercuri, tu vuoi fare un comizio? Te l'ho detto, ci sono ricchi e ricchi. E noi lotteremo contro quelli che mandano via i soldi. Mercuri, lo so, tu vuoi una bandiera rossa. Mi dispiace tanto, ma la questura ne è sfornita. Poliziotti, ricordatevi, la proprietà è un furto, è giusto? Eh sì, commissario, proprio così. Noi della polizia dobbiamo tenerlo presente che la proprietà è un furto. Noi, che finora siamo sempre stati al servizio dei ricchi. Comunque leggevo che anche Di Leo ha ammesso che effettivamente queste scene, proprio dal punto di vista del plot, non hanno peso. Però non è riuscito a tagliarle perché le performance dei due attori gli piacevano troppo. C'è qualcuno che vuole applaudire? No, e applaudo io. E adesso ascolta, Mercuri. Quello che hai detto forse è giusto, forse è sbagliato, non lo so. Però la realtà qua è un'altra. Tu hai fatto il tuo servizio in provincia e hai avuto a che fare con quattro rompagalline, cose e pretura. Qui la lotta è contro l'americano, un giro grosso, gente che ce li ha quadrati. E se io mi distraggo, lui me lo fa tanto così. Le belle parole non servono. Tu le hai dette le belle parole, a che sono servite? A fare fumo. Ma voi guardate che cacchio mi tocca sentire in quest'ora. Ma affan. E se n'è andato. L'americano fa troppo ghiaccio. Sì, effettivamente, comunque Frank Wolf è... Una volta le faceva sparire con più cose. È abbastanza impressionante in queste scene. Appunto. Più sono e meno si controllano. Lui queste cose le dovrebbe sapere, no? Chino, che ormai insieme a Don Vincenzo hanno degli avvoltoi fondamentalmente che girano sopra le loro teste, perché avendo mancato di rispetto e di scagnarsi l'americano, non se la passeranno bene, direi. Ma è esagerato. Sì. Non voglio avere niente a che fare con lui, nemmeno per delle scuse. Una volta lo stimavo, adesso te l'ho detto. Fa troppo chiasso. Se continua così vedrai che fanno un'antimafia. Ed ecco qui il discorso sulla vecchia mafia, no? Un'antimafia per Milano. Sì. E che c'entra? Niente. Perché? Credi che da un'altra parte c'entri? Ma chiamano mafia. Ma oggi sono bande. Penso che se la mettessero adesso in un film un discorso del genere li crocificerebbero subito. La mafia non esiste più. Sì, molto probabilmente sì. Quando quelli della droga vogliono investire i loro guadagni costruiscono palazzi e quelli dell'edilizia sparano. Che c'entra la mafia? Questi qua sono degli occhiali da saldatore praticamente. Sì, sono i discorsi, diciamo, quelli di polizia e quelli di Don Vincenzo adesso sono forse quelli che datano di più il film. Sì, sì. Se mai dovesse accadere, mi dubito fortemente, che Milano Calibro 9 venga rifatto, forse sono appunto le parti che cambierebbero drasticamente. No? Il resto potrebbe fondamentalmente rimanere uguale, però quelle parti lì viste adesso sono sicuramente le cose più invecchiate. Sì. Cioè, più invecchiate addirittura degli oggetti di design comprati da Nelly Bordon, Barbara Boucher, per arredare casa sua. Ma sai perché anche? Perché secondo me c'è uno scarto un po' fra l'ingenuità di quelle scene lì, di quei dialoghi lì scritti così, no? Nel senso che sono veramente programmatici proprio, no? E poi invece una gestione del noir che è effettivamente di grande livello, nel senso poi tutte queste scene qui e la regia e la scenografia, la messa in scena in generale è molto raffinata. E quindi secondo me cozza un pochino, no, con queste scene in cui si fanno dei grandi discorsi politici, sociali. Se le cose stanno così, ma potrebbero stare diversamente. È un po' quell'ingenuità che c'è in tanto cinema di genere italiano, però qua stona di più, secondo me.
primo Attenzione, piano. È arrivato un ottimo bonifico alla produzione del film da parte della marca di Scotch che i due stanno per bere. Grazie Luca, vai pure. Allora, se non hai niente... È un pesce palla quello là, a sinistra. Oddio. È vero, non ho niente. Ma uno di loro, per provare che sono stato io, dovrà compromettersi un po' di più. E allora scatterà il mio vantaggio. Comunque i ragazzi fumano e bevono come, come dei pazzi, eh? Oh, ecco, altro fun fact. Questo personaggio qui che si è appena seduto nel film è tedesco e si chiama, l'attore si chiama Alessandro Tedeschi. Ah, è stato scelto. Comunque ne sei una più del demonio, eh? Ho fatto una ricerca per queste cose, ovviamente, perché non ne avevo idea. Però sì, ero convinto che fosse tedesco davvero e invece si chiama Alessandro Tedeschi, evidentemente è stato scelto per questo motivo. Mi pare giusto, ma anche se... Certo. Ci si lava le mani però, eh. Vabbè. Hai notato che... Devo dire, non ho riconosciuto né il parco in cui nella sequenza precedente Ugo Piazza insieme a Kino erano andati, e neanche qua dove c'è la strada bullying, che finalmente fa qualcosa il ragazzo con la sciarpa, perché l'abbiamo visto seguire, pedinare Ugo Piazza tutto il tempo, ma ancora non abbiamo capito da che parte sta. Invece adesso, avendo ucciso uno degli americani, c'è uno dei ragazzi dell'americano. Comunque, guardando le location, c'è Parco Sempione. Adesso non so se magari quello lì era un altro. Potrebbe essere. Però Sempione c'è. Questo sembra un ragionier Filini incattivito. Leggermente inquietante, signor Tedeschi. È una via di mezzo fra il ragionier Filini e Nosferatu. Sì. E un caponazista, anche volendo. Tre, dice per tutto in italiano. Alessandro. Poteva anche dire pizza, mandolinen, italian. Alessandro Tedeschi, insomma, si sarà detto, Fernando Diere lo saprà il tedesco, no? Certo. E questo è un po' il contraltare della scena prima dai poliziotti, con tutta la malavita di Milano radunata in una stanza. Questa cicatrice è sempre più bella. Lui ci è rimasto malissimo perché ha perso il suo migliore amico. Sì. Poverino. E di chi è la colpa? Si chiede lui. E sentire il tedesco di Rocco Musco, sarei molto curioso. Abbiamo scoperto chi è stato, ma hanno detto pure dove sta. Chi è? E andiamo a fare la festa, e subito. Senza prima recuperare. Ah no, l'americano ha detto che se ne frega dei 30 milioni. Vuole dare una lezione. Questi sembrano degli extra del Padrino, eh. Allora, Picciotti. Sembrano gli ex del Padrino, sì. Pasquale. Da una parte ci sono quelli tutti vestiti di nero, e dall'altra questi qua che hanno tutti dei trench stilosissimi. Non so in che modo abbiano deciso di dividere le comparse.
Ma comunque io sono sconvolto veramente dalla piccionata orribile che hanno fatto per la cicatrice dello scagnozzo. Direi che forse è la cosa più brutta che Sì. c'è avuto nel film. Potevano veramente fare qualcosa Ma in di ogni scena l'attaccano sempre peggio, tra l'altro. Qui si vede chiaramente che sono immobili, non so se lo Sì, noti anche anche nella tu. scena prima Sì. con il libro, prima che si poi intravedessero le scritte al neon. Di Milano, però se queste proprio insomma, queste parti qua sono tutte girate in studio, sia il bagno, il Chiaro. pooling, la stanza in cui c'è stata la convention dei E malavitosi di notare, antiguerra. scusami, notare che qui c'è un altro product placement pazzesco, che è JCPenney, che adesso non c'è più in Italia JCPenney, però allora c'era. Sì, comunque non hanno nemmeno messo un trasparente dietro con le strade, con, non so, le macchine, no? Non so perché. Beh, ragazzi, nella stessa inquadratura tre volte il nome dello Sì. sponsor sembra un po' forte. Questa inquadratura qui è molto bella, c'è anche l'illuminazione del set, chiaroscuri. Ecco. Ma perché quella cicatrice? Nishiro, stanno arrivando. Va bene. Questo è Anche arrivato. lui non sembrava proprio di Milano Centro, No, questo no. signore. Questo è arrivato solo per dire che stanno arrivando e poi se ne va, da dove è Andrà. venuto. Il cretino dice al figlio del bottano di sparare. Devi essere il primo e l'ultimo. Ugo Piazza non sa chi è stato accusato di aver ucciso lo scagnozzo e un americano. E Il colpo di scena. chi si ritrova a dover uccidere? È curioso che ci sia un mix di scene violentissime, tipo quella del rasoio, no? Oppure comunque un sacco di sangue per tutto il film, e invece in questa scena chiave qui, il personaggio muore un po' come nei film anni 50, no? Gli sparano e non c'è nessun foro, niente. Si potrebbe anche fare tutto un discorso sul tavolo della roulette usato come sfondo in questa scena. Beh, che è l'unico elemento, diciamo, che rende questo set differente da prendiamo una stanza vuota e ci giriamo dentro un film, perché per il resto non c'è veramente nulla. Senti, americano, Quante ragioni un po'. pizze in faccia si è preso Io quest'uomo nel corso del ragiono. film? No, tu non ragioni. Ah, lo schiaffone a mano aperta Sì. proprio. Qui c'è Rocco comunque che sta cominciando a cambiare un po', no? Ultime cose che hai da dire, Opinione vediamo su di come lui. ragioni tu. Come io non ti ho fregati 300.000 dollari. Così chi non ha fregato i 30.000 dollari? Nessuno sapeva del movimento. Rocco lo sapeva. E lui, e Pasquale, e Franceschino. Rocco lo sapeva. E io? Certo, anch'io. E allora perché sospetti solo di me? Eh? E di Chino poi? Non imbrogliare le carte.
Tu hai visto Kino il giorno prima? Ve siete accordati? Kino è un uomo d'onore. Non le fa queste cose. Quando lui andò da Kino, il movimento non era fissato. E che vuol dire? Può avergli telefonato dopo, no? A me il movimento me l'avete comunicato mezz'ora prima. E da allora sono sempre stato con Pasquale. Chiedetelo a lui se ho telefonato. Non ha telefonato. Potevi anche essere d'accordo, poverti pure. Qui Pasquale si attiva un po' come i personaggi dei videogiochi, no? Schiacciate il pulsante a Pasquale, vediamo se parla. Sì, gliel'ho detto. Ma lui se ne fotte di fatti degli altri. Ma il suo lavoro gli basta. Sentiamo che hai da dire. Oh, vedo che ragioni, americano. Sì, posso essere stato io. Ma senza Kino, però, sia chiaro, lui non ci sarebbe stato. Dopo di me, o forse subito prima, c'è Rocco. Anche lui poteva avere un complice, o no? Poi c'è Pasquale. Un po' azzardato questo accostamento di cravatta, cappotto e cappello, devo dire. Sì, niente male. Niente male. Qua capiamo che insomma Antonio Moschin e Ugo Piazza non è solo una dotazione, ma anche un cervello. Cosa che immagino piaccia molto all'americano, che dimostra di essere meno impulsivo forse di Rocco, cioè di Mario Adorf, no? Perché è tutto questo intrigo per cui ovviamente loro sospettavano di Kino e Don Vincenzo viene spuntato proprio pezzo per pezzo. Da questione Moschin. Sta girando le carte. È stato lui, no? Beh sì, Rocco è un po' il braccio, no? Cioè solo uno che esegue, certo. Di fatto. Non ha un pensiero indipendente in questo film, che sia uno. Mi hai permesso di parlare, vorrei dirti un'altra cosa. Dill. Non ti ho preso io i $300,000. Non ero il solo a poter fare il colpo. Allora come adesso? E chissà, a questo punto c'è il dubbio per chiunque, no? Perché c'è il dubbio per lo spettatore e il dubbio anche per l'americano, che forse comincia... Ma soprattutto c'è il dubbio se anche la Recoaro abbia dato dei soldi alla produzione, visto che hanno scelto proprio quella di fare quella panoramica... Lo scorcio di Milano. Quel particolare scorcio di Milano. Che faccio con tutte queste soldi? Io parto con Cetta. Te devi far dare il corpo di Don Vincenzo dalla polizia e farlo seppellire. Richiedilo fra 3 giorni. Sarà fatto. La terra al paese ce la comprammo. Non sono proprio messi benissimo questi mafiosi, comunque, anche Concetta qui. No, Concetta tipo non sembra. Ma secondo te Concetta i soldi che li userà veramente per farsi per spedire il corpo di Vincenzo? Ma assolutamente sì, perché anche Concetta fa parte della vecchia malavita, si sa che insomma l'onore non può essere tradito, soprattutto di una persona importante come Don Vincenzo, che chiede semplicemente di essere seppellito a casa, nella terra, nella sua terra. E la sparatoria come per cui sicuramente sì. Sì, comunque fa abbastanza impressione pensare che appunto quelli che sono i vecchi criminali, forse proprio a causa, no, della loro morale, della loro morale integerima, poi sono finiti malissimo, perché l'altro morto, sì, sì. Poveracci. Sì, però insomma, sempre questa idea molto cinematografica e fasulla del fatto che i vecchi criminali erano meglio perché non trafficavano la droga, no? O non si mischiavano nell'alta finanza, insomma. Sì, ok, però in ogni caso andavi in giro ad ammazzare a destra manca. Comunque, Frank Wolf direi che è veramente il commissario più inutile probabilmente della storia della polizia italiana. E si insulta un po' ancora il suo collega, l'idea del comunista davanti a tutti. Sì, lui si incazza, lui insulta tutti così, a gratis, e poi non fa nulla, però, perché tutto il film sono dentro a queste stanze che si consultano. So che debolle il mio trasferimento. Ecco, l'ha fatto trasferire, attenzione, ha fatto trasferire il vice commissario perché gli ha rotto le scatole definitivamente. Il poliziotto in Basilicata o in Lombardia per me è lo stesso. L'importante è saper fare il proprio dovere. Ah, io non ho dubbi che lei lo sappia fare il suo dovere, specialmente dove non ci sono ricchi e soprattutto gente come l'americano. Sogno un film ambientato in Basilicata con Luigi Pistilli che fa il commissario e parlano tutti milanese. Sarebbe bellissimo. Tra l'altro con questo accento un pochissimo forzato, vi rarevo, lo stesso. Sì, lei ha pochi anni più di me, ma
ha una mentalità vecchia e perciò è inadatto a occupare il posto che occupa. Ti senti di fottere, Mercuri? E che cosa ci vuoi fare? Io che ho una mentalità arretrata, me ne resto qua. E tu che sei... Il verbo fottere usato nel senso di sfottere, comunque. Bello bello le tue pecorelle in Basilicata, perché non ti va? Sconta un grosso arretramento culturale, sicuramente, Pistilli, in Basilicata con le pecore, eh? Cioè. Due o tre cose, se lei mi permette. E come, non permetto. Ma fa un prezzo. Perché non ha giovigliato ancora... È la 40ª volta che ripetono esattamente lo stesso scambio. Come sono tutti i delinquenti. Mi ascolta? Sì, sì, l'ascolto, l'ascolto. E mi capisce? Finora no, ma vada avanti, continui. Ma pensa che noia la moglie di Steve, torna a casa e questo gli fa il pippotto. I criminali sono effetti. Mamma mia. La massa dei meridionali che viene a lavorare qui nel nord, sì, fa i mestieri più umili, quelli che da decenni gli altri si rifiutano di fare. Malpagati. Attenzione, che questo però è molto attuale, come discorso. Niente affatto assistiti. Per forza poi diventano delinquenti. Oh, e basta, Mercurio, ha già capito. Delinquenti si nasce. Eccolo qua, ah, ecco, e adesso va dove ti hanno mandato, va. Che comunque è un po' anche questo confronto fra criminali e polizia, come fossero due bande di delinquenti, no? Nel senso, due bande mafiose che si scontrano, che hanno le loro regole interne. Anche questo è tipico di tantissimi film d'azione, film noir. Certo. Americana è terribile. Quindi insomma, Ugo Piazza è riuscito, senza difficoltà, a guadagnare, eccolo qua, quello che ho sgranato, ecco. a guadagnare la fiducia dell'americano. Sì. Che infatti per festeggiare l'ha portato in gita fuori porta nella periferia di Milano a festeggiare. Questa festa ad alta classe. Abbiamo sparso la voce, ne vogliamo parlamentare. Chino non parlamenterà. E perché non dovrebbe? Americano. Chino ovviamente è Philip Roy che sta arrivando per vendicarsi del torto subito della morte di Don Vincenzo. Quello là sembra Fellini. Cos'è? È vero. No? Sì, è vero. Guarda l'amarezza del frigo di Chino, con addirittura la birra già versata nel bicchiere, esatto. Avanzata dalla sera prima, con un'amarezza senza confini. Sono tre ore che aspettiamo. Rocco deve essere scocciatissimo, perché appunto mentre gli altri sono a divertirsi alla festa, e lui tocca il lavoro, sì. A lui tocca il lavoro sporco. Ma sono tanto mi sovviene in questo momento che forse questa è la stessa villa che di lei ha usato nel finale di Killer vs. Killers. Che è quasi poetica come cosa, se è vera, perché effettivamente il suo primo film noir... No, questo non è il suo primo film noir, però comunque insomma... Il suo primo grosso film e il suo ultimo film della filmografia hanno il terzo atto ambientato nello stesso posto, se questa cosa è confermata, però mi dà idea che sia lo stesso potrebbe la stessa essere. Location. Chino, lascia Chino! È l'americano, ciao. Hai visto l'espressione di... Beh, la stessa espressione quando vede una bellissima donna, quando balla, quando Chino uccide l'americano, appunto l'espressione del tizio era sempre la stessa. Sai come si chiama, no, quella cosa lì? Si chiama cocaina. Ah, tu dici? Beh, quello era destinato a morire, stava correndo, sì. la corsa più lenta che abbiamo mai visto in un film. Scena bellissima questa. Questa sarebbe un sogno, immaginarla diretta da John Woo. Sì, è vero. Pensa che bello.
Infatti Di Leo gira tutto dritto così, però anche un Castellari ad esempio avrebbe messo un sacco di sì. Ralenti, riprese, angolature diverse per la stessa morte, un po' come Peckinpah. Invece Di Leo è un classicone. Mi piace pensare che abbia influenzato Commando questa sequenza qui. Anche, certo. Non credo, però. No. Non penso proprio, ma come... Però è bello immaginarlo. Sì. Attenzione. Philippe Leroy come Schwarzenegger. Sì, anche questi qua sono lì in mezzo, immobili, no? Che sparano. Non credo che finirete bene. Ugo Piazza ha deciso da che parte stare. E qua c'è il colpo di scena, no? Certo. Bellissima questa inquadratura con la pistola. Sono morti tutti, ti rendi conto? Tutti. Non c'è più nessuno. Eh sì, qua ci sarebbe stato un rallenti di mezz'ora. Con questo che cadeva in acqua, con le gocce che si alzavano. Ripreso da 3-4 angolazioni diverse. I due amici, uno contro l'altro in questo caso, che però si rincontrano per l'ultima volta. Kino non lo vedo proprio con una cera, no, tra le migliori. Che figo però. Beh, veramente Philippe Leroy nel ruolo del cinema francese. Sì. È riuscito a farmi ammazzare l'americano. Davvero non lo sapevano azzeccare il colore del sangue all'epoca, Ah, dottor, rosso, io ho fatto rosso. E adesso secondo me c'è una delle inquadrature più belle di tutto il film proprio. Quando stacca sui piedi di Moschin. L'ultimo non me la ricordo, mi stai facendo salire un hype vertiginoso. Tu dici questa? Sì. Questa cosa qui di lui che si mette a correre, lui che per tutto il film poi insomma è sempre stato, no, molto compassato. E qua invece cade la maschera. Sì, esatto. E basta quell'inquadratura lì. Per quello dico che è un film veramente molto pensato, no? Molto ragionato, a differenza di appunto tutti i miliardi di poliziotteschi che sono arrivati dopo, dove giravano le scene come venivano. Poi, però devo dire, ci sono rimasto molto male del fatto che Kino, l'ultima cosa che dice è appunto mi è riuscito a farmi uccidere l'americano, come se tutto fosse stato una poi grande macchinazione di Ugo Piazza, no? Che lui se ne va pensando di essere stato fondamentalmente fregato dall'amico. Eh beh, certo. Beh, ma è l'amarezza di questo film comunque, si riflette su tutto. Poi attacca anche il tema degli Osanna, comunque che dà al tutto una carica pazzesca secondo me, cioè nel momento in cui appunto parte con l'inquadratura dei piedi, no, attacca il, sì, il tema, e sì. Cazzo, non puoi non fomentarti secondo me. E soprattutto il tema è usato tanto nel film, perché poi all'epoca tendevano ad avere un tema principale che continuavano a ripetere allo sfinimento.
Però Fernando Di Leo lo usa bene e tra l'altro è talmente bello che sì, appunto, non è fastidioso sentire. Certo. E qui abbiamo capito, insomma. Però poi, sai, a me piace molto, ovviamente, insomma, come dicevo, sono di Milano, per cui vedere film o leggere libri ambientati a Milano mi diverte molto. E mi sconvolge anche la capacità poi di Scerbanenko, di, in questo caso poi di Leo, di utilizzare determinati posti che uno non associa esattamente al genere, no? Cioè pensare che il bottino di una refurtiva di 10 anni fa è nascosto a Pinasco, fuori Varese, è una delle cose, invece di essere un posto dal suono americano, no? Come in teoria siamo abituati. Sì, sì. È come un altro racconto, un altro libro bellissimo di Scerbanenko, che si apre con un morto trovato a Metanopoli, che insomma, per chi conosce Milano, è una piccola cittadina di fuori Milano, di fianco a San Donato Milanese, uno dei posti più tristi della storia dell'umanità, che nessuno mai utilizzerà per un film o per un libro, che invece Scerbanenko riesce a inserire. Io penso sia l'unico libro che parla di Metanopoli. Ma secondo me questa cosa qui la fanno anche in America, solo che siccome hanno i nomi americani non ce ne accorgiamo, no? Però ecco, suonerà meglio Gaston, no, chiaro, rispetto però a Pinasco. Tutto questo, cioè il fascino dei posti brutti c'è, cioè secondo me è proprio, anzi, molto spesso il cinema americano va a cercare i posti più squallidi e li trasforma in qualcosa di figo, no? Le storie migliori sono quelle appunto girate nei posti dove meno te lo aspetti. Poi tu non hai la patente, vedi? Andiamo, mettete là. Dopino, telefono al commissariato che arriviamo con Piazza per il compagno. Un altro poliziotto, anche lui probabilmente non nato a Milano. E dire di no. E qua c'è tensione pazzesca, perché appunto, come avete visto, Ugo Piazza è stato fermato dalla polizia dopo che un'attesa lunghissima, nervante, di 10 anni, il carcere, amici morti, tradimenti e tutto, è andato a prendere finalmente i soldi. E appena li ha presi, la polizia lo ferma. Non lo sanno. Sì, però è fortunato ad aver trovato il poliziotto, l'unico poliziotto di tutta Milano che non, a cui non viene in mente di aprire la borsa per vedere cosa c'è dentro. Insomma, di un notorio criminale, ecco. Certo. Però non era neanche chiarissimo per quale motivo ci fossero due poliziotti. Esattamente al casello, sì, certo. La borsa la lasci lì. Mica si fregheranno la borsa davanti alla questura. Dai, non farò lo spiritoso che è tardi. Andiamo. È anche gentile questo sbirro, no? Che si preoccupa, ma che non freghino una borsa al povero Ugo. Il quale però, insomma, deve mantenere i nervi saldi, perché entrare con 300 milioni... dollari. 300 mila dollari, sì, perché, cioè, 300 se erano 300 milioni, mi sa che quella borsa sarebbe lì stata una borsa un po' più grande. Sì. La tasatare, tac. Insomma, avevamo già visto che Rocco stava un po' cambiando idea su Ugo Piazza, no? Però Rocco è stato molto più sveglio rispetto al poliziotto, perché dopo aver visto la borsa, come dire, 2 più 2 l'ha fatto. Sì. Ma sempre continuiamo a dire, insomma, che effettivamente qui la polizia sbraita un sacco, però poi alla fine sono inefficaci. Sono sempre impegnati a fare le riunioni 18 nella stanza del commissario. E allora, gentil donna, questo qui è il Piazza. Ci stava alla villa stamattina? Ci stava o no? Signor commissario, ce n'erano tanti, che vuol che sappia me. E poi ci avete detto che erano tutti morti o feriti. Questo qui, questa qui ha un colore... Signor commissario, ve l'abbiamo detto. Veramente deve essere di sfuggito il cerone a questa qua. Qualcuno di voi mi sembra che ci ha detto che uno è scappato e si è allontanato in automobile. Lei... Attenzione, secondo poliziotto milanese. Questo qua è il questore, credo. Sono dovuto andarla a vedere questa cosa, però non...
A gluteno? Sa, commissario, i primi colpi siamo scappate tutte in casa. E ne siamo chiuse a chiave nel cesso. E tiriamo la catena. Bellissima anche questa. Non male, sì. Ugo, ti faccio tanto di cappello. Era proprio un piano da Domeneddio. Perché non ci mettiamo insieme? Comandi tu. Non è per le 300.000 dollari. Quelle te le sei guadagnate. Sono tuoi. E perché ti stimo, Ugo. Ti stimo tantissimo. Ehi, Rocco, sta silenzio. Eccoli là, si sentono come due cani senza padrone. Sta silenzio comunque è un'espressione bellissima. E tu invece rimani qua. Beh, ma guarda, tipica milanese, George. Non avevo dubbi. Penserò alla tua proposta. Piazza! C'è del bromance comunque, eh? Non vuoi lasciare Milano senza autorizzazione, lo sai. Dove abiti? Dove ti troviamo? Sono ospite di Nelly Bordon. Via a Beirut. Oh, abiti lì. A Beirut, certo. Vai, vai, Piazza, vai a papponare, parassita. Parassita. È così, proprio in punta di fioretto. Sì, sì, ma lui ha capito tutto, il commissario, è un intelligentone. Sì, Ugo. Preparati, partiamo. Il tempo d'arrivare. Va bene. Nelly, ma che quindi mi... Quindi fammi capire esattamente dove arrivati stanno per andare. Preparati, Luca. Hai qualche dubbio al riguardo? Penso Beirut. Ah. Attenzione. Attenzione. La giacchetta, e adesso scopriamo che è l'assistente del barista che abbiamo visto per tutto il film. Luca. Luca. Qua dove siamo? Qua è dietro il Duomo. Dietro Piazza del Duomo di Milano. Vicino a Piazza Diaz. Che è una scelta anche, come dire, coerente, nel senso che lì ci sono effettivamente i night, quelli dove appunto poi poteva ballare un personaggio come quello di Barbara Boucher. Ma ci sono, quindi vuol dire che ci sono ancora o c'erano... Alcuni ci sono ancora, alcuni ci sono ancora. Lo dico perché me l'ha detto mio cugino, è chiaro, che certo, non ho mai frequentato frequenti un night. Cosa è successo? Hai detto che oggi non saresti venuto. Cosa combini Nelly con questo maglioncino verde? Che è successo? Allora, Ugo, dov'è che... Questo arriva? È quasi il primo sorriso. Eh sì. La sigaretta proprio fumata di soddisfazione, no? Attenzione, più che altro appoggiata la sigaretta. Beirut. Beirut. Chiaro. E qua la trasformazione terribile della vera cattiva del film. Spara! Spara, Luca! Spara! Volendo si potrebbe dire che il colpo di scena è anche... nel look che hanno scelto per il personaggio di lei, nel senso che la donna bionda di solito dovrebbe essere la donna angelica, se vogliamo, no? E il fatto che invece sia la femme fatale è un colpo di scena di per sé. Certo, quindi Ugo Piazza è stato colpito a morte da Luca, bastardo traditore, che appunto aveva suggettato questo piano terribile con Lily, Barbara Boucher. E qua c'è il ribaltamento finale.
Uno come Ugo Piazza non lo uccide a cedimento! Tu, uno come Ugo Piazza, non lo deve neanche toccare! Tu, uno come Ugo Piazza, non lo deve neanche sfiorare! Tu, quando vedi uno come Ugo Piazza, il cappello ti devi levare! 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 Il cappello! Beh, questo è un finale straordinario, comunque. È una delle battute più leggendarie del cinema di genere italiano. Tra l'altro notavo come Luca assomiglia un po' al Dandy, eh? È vero, sì, ci ho pensato anche io prima. E qui si conclude così amaramente Milano calibro 9. Con quest'altra inquadratura straordinaria, che appunto si sceglie di... Ultimo dettaglio, la sigaretta che Ugo Piazza stava fumando. Eh sì. Che si andrà a spegnere, tutta più un po' piazza. Finisce così il film Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, 1972, forse il poliziesco, poliziottesco, come volete chiamarlo, scegliete voi, più bello di tutto il genere, e l'abbiamo commentato per voi, Casanova Wong Kar-wai e George Romer, per i 400calci.com, la rivista di cinema da combattimento, ma soprattutto per Minerva Pictures. Spero che il commento vi abbia divertito e che possiate rivedere mille volte questo film e emozionarvi come noi sulle note finali della colonna sonora di Luis Enriquez Bacalov. Ciao a tutti! Grazie, ciao!